Ciao a tutti ragazzi, bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Gravity Rush. Gravity Rush, scusate se ho sbagliato la pronuncia. Ho dovuto rifarmi il pezzetto della missione perché ragazzi ho caricato la mia partita, ma non mi ha fatto l'autosalvataggio, non me ne ero accorto. Eravamo appunto, stavamo facendo questa missione e dovevamo distruggere i manichini, poi era stata interrotta perché vedete dobbiamo prendere lui e portarlo sopra. Nel mentre Vespa Marina sta continuando a comunque distruggere i manichini, quindi penso che la sfida si perda per forza. Almeno non so se si possa recuperare poi. Comandante, ho con me importanti ordini che giungono direttamente dal governo centrale, riservati a lei. Ottimo lavoro, soldato. Questi ordini sono cruciali per lo svolgersi del nostro piano. Se fossero caduti nelle mani della resistenza. Grazie signore, ma non è tutto merito mio. Se gli dice che l'ho aiutato potrebbe finire nei guai. Comandante, questo soldato è ferito. C'è un medico a bordo che possa occuparsi di lui? Shifter, e tu cosa ci fai qui? Non eri alle prese con l'addestramento di Vespa e sì, di base insieme a Vespa Marina? Comandante, temo di avere cattive notizie riguardo alla nostra nuova recluta. La Shifter ha abbandonato l'addestramento in corso. Consiglio di prendere in considerazione l'espulsione immediata del soggetto. Se dico loro la verità, quel soldato finirà nei guai. Beh, se questa è la vostra decisione, non posso fare altro che. Comandante, anomale oscillazioni gravitazionali nell'area di Vendecentre. Abbiamo dei nevi in arrivo. Nevi qui? Ah, poi finita la missione, ragazzi. Devo dire due cose. Ah, però. Sono un bel po'. I rapporti parlano di nevi in arrivo verso Vendecentre. Ai cittadini è stato dato l'ordine di evacuazione. Le autorità locali hanno richiesto l'intervento di Medusa. Nevi? Dobbiamo correre ad aiutare quelle persone. L'evacuazione dei civili è la priorità. Fate del vostro meglio per contenere i danni collaterali. Vespa Marina, fai il possibile per evitare un'ulteriore diffusione di nevi in città. Quindi dai manforte alle squadre di recupero. Ricevuto, procedo. Shifter. L'addestramento è concluso, è giunto il momento di entrare in azione, quella vera. D'ora in avanti il tuo nome in codice sarà Gatto Marino. Gatto Marino, dirigiti in centro città e salva i civili in pericolo. Gatto Marino, ma che razza di nome è? Sì signore, procedo. Ok, quindi. Civili avvistati in centro città vicino alla via principale. Gatto Marino, dirigiti là immediatamente. Gatto Marino, sì, giusto, sono io. Ricevuto, procedo. Quindi non devo distruggere i nevi. La zona di evacuazione più vicina è la stazione di Loopline. Quando i civili saranno sicuri, conducili lì. Là. L'area sopra i tetti degli edifici è inaccessibile. Il fuoco sarà particolarmente intenso su quella zona e non possiamo permetterci di avere vittime tra i civili. Ricevuto. Volerò basso durante l'evacuazione dei civili alla stazione Loopline. Ok, quindi. Ah, ecco, vedete, dobbiamo. Dei nevi se ne occupa Vespa Marina e così via. Io qua devo salvare i civili. Allora, la domanda è. Posso prendere anche. Eh no. Sembrerebbe che io possa prenderne solo uno alla volta. Era meglio. No. Era meglio se. Dai. È caduto, cazzo. Porca troia, mi sono fatto colpire come un pirla, dove devo andare? Mi sono caduti, mi è caduto, era uno. Questa è la menata, appunto, che non dovete venire colpiti, altrimenti vi cade. Passiamo da qua, va, velocissimi. Non è facile perché è un attimo venire colpiti qua. Ok. E questo è uno.
Ripeto, sarebbe stato meglio poterne salvare più di uno alla volta, però. Tra l'altro, ma non è una missione a tempo, ok. Quindi potete prendervi comunque il vostro tempo. Allora, passiamo di qua. Cercate di passare appunto dove non ci sono i nevi. Vedete, comunque dove rischiate meno di essere colpiti. Tac. E due. Ho sbattuto, vaffanculo. Ok, prendiamo questo. Ma scusate. Allora, lì c'è l'altro. Vediamo se posso. Ho preso anche. Dite che me lo fa prendere, ragazzi. Però vedete che non me lo segna sulla mappa. Vediamo se posso prenderli tutti e due. È una prova che sto facendo ora. Ah, vedete? Cioè, possiamo allora prenderli tutti e due. Solo che quando ne prendete uno non vi fa vedere più gli altri dove sono sulla mappa. Quindi ora dovrei andare subito a 4. Dovrei finire la missione così. Vedete, civili in pericolo 0. Quindi ci potevano prendere anche tutti e quattro in una volta sola. Civili avvistati vicino alla stazione Loop Line 2. Gatto Marino, dirigiti là al più presto. Nella zona sono stati avvistati diversi nevi. Ricevuto, procedo. Forza Dusty, dobbiamo muoverci. Mi sa che io penso che si possano anche uccidere i nevi. In teoria. Gatto Marino, stai volando troppo in alto. Ma non mi rompere i coglioni, volo dove voglio. Oddio. Problema è che qua sono tanti. Cioè, qua io li elimino. No! Ho sprecato la mossa. Quante volte faccio quell'errore del cazzo? Il problema è che qua. Ah, ok, lì ho sbagliato adesso. Sono volato troppo in alto, veramente. Ma ha rotto il cazzo quello. Qualcuno sarebbe meglio farlo fuori. Se non schivo, però, anch'io sono pirla. Ma. Ok, questi corazzati sono una grande rottura di coglioni, senza contare quelli là che odio, vabbè lo sapete, questi qua io li odio a morte. Ma. La visuale, grazie. Allora, facciamo. Ok, fuori dalle palle. Questi qua è meglio eliminarli, ragazzi, perché poi potrebbero essere un impedimento durante la. Quando portiamo i civili in giro. Quindi questi qua è meglio farli fuori. Tanto, ripeto, la missione non è a tempo, quindi. Ok. Ma devo capire poi se si rigenerano. Eh sì. Cioè. Certo che. Dove devo andare? No. Di là. Sto volando troppo in alto. Ok, sempre lì è il punto, dovrebbe essere lo stesso. Non è facilissima questa missione. Anche perché mi sembrerebbe appunto che i nevi si rigenerano. Ed è quello il problema. Oh, qua ce n'è uno. Oh, una bambina. Allora, prendiamo anche. Merda. Prendiamo anche lui se riusciamo. Ok. No. Mi raccomando, schivate quando ci sono quegli stronzi là, eh. No. Dai! La visuale si è sminchiata. Ok. Voglio la mia mamma e il mio papà, ho paura. Andrà tutto bene, probabilmente mamma e papà ti stanno già aspettando dentro.
Grazie, donna soldato. Sono felice che tu sia qui per noi, specialmente dopo quella ragazza della gravità. Se n'è andata. Dopo che quella, scusate, non avevo letto il che. Un giorno voglio diventare un soldato come te. Non sa chi sono. Crede che sì, io sia un comune soldato. Potrai diventare tutto ciò che vuoi. Mi spiace di aver sempre avuto paura di voi. Ma adesso non la penso più. Grazie per avermi salvato. Non c'è di che. Ora vai a cercare mamma e papà. Ma... Ok, ne manca uno. Ok, tra l'altro, dov'è? Qua? La visuale lì è andata completamente a puttane. Allora, qua. Bene. Dovrebbe essere finito, forse c'è una terza ondata di civili da recuperare. Ah no, tutti i cittadini nella zona della stazione sono stati evacuati. Nevi rilevati nella zona di evacuazione della piazza. Non ci sono abbastanza truppe per respingerli. I nevi stanno facendo breccia nel perimetro. Ricevuto, mi dirigo subito alla piazza. La nave da guerra e Vespa Marina si occuperanno di nevi sopra i tetti della città. Gatto Marino presidia l'ingresso alla zona di evacuazione. Ci penso io. Quindi, di qua. Carina come missione. Ok, vediamo che nevi sono. Bene. Devo attivare la mossa speciale. Ok. Bene, come vedete ne abbiamo distrutti un bel po', ma continuano a rigenerarsi però, mi sa. Ma cazzo, quanti sono? Sì, vabbè. Poi? Ma che cazzo? No, devo far fuori quello che bombarda perché mi ha rotto particolarmente i coglioni. Che è quello? Quella merda lì. Fuori dal cazzo, avevi anche stufato la minchia. Ma... Però ripeto, continuano a rigenerarsi, c'è qualcosa che non mi quadra troppo. C'è qualcosa che mi quadra poco. Ma no, ma che cazzo è? Dai, ma... Forse devo resistere e continuare a ucciderli, ma... Non me... Concentrati su quelli in volo? Cioè, praticamente... Ah, ok. No. Quindi devo far fuori quelli in volo e basta. Ho capito, ma anche qua continuano a... Perché non l'ha colpito? Continuano a rigenerarsi. Cioè, non... Se continuano a rigenerarsi all'infinito, cioè, non posso fare un cazzo, cioè. Appunto, non smettono di arrivare, lo vedo. Ah, ok, ora... Cioè, dovevo eliminare quelli... Prima quelli in volo e basta. Altrimenti continuavano a rigenerarsi, cioè almeno boh. Sì, questa diciamo che è stata una missione un po' confusionaria. Avete visto come attaccano più velocemente rispetto ai nevi dell'inizio? Ora sono molto più potenti, eh. Dovrei aver finito, cioè dovremmo perché mi hanno dato... No. Ok. Facciamo il tizio qua. Sì, buonanotte. No, il pugno è evitato a culo praticamente.
Sì, è piuttosto semplice questo, Ah, qua ho sbagliato io. Non dovevo attaccare, dovevo schivare. Ma piuttosto lunghetta anche questa missione, devo dire. Adesso dovrebbe essere finita, però cavolo. Non era corta, quanto siamo di video? Scusate, forse ho saltato un filmato, cazzo, vabbè. E così si concluse la mia prima missione come gatto marino. Il nuovo membro delle forze speciali Medusa di Hexville. C'erano loro per Hexville quando io non c'ero e li ringrazio per aver difeso la città. In seguito avrei capito che la sicurezza ha un prezzo, ma questa è un'altra storia. Ecco, adesso volevo fare appunto due... Allora ragazzi, questo non penso che sarà l'ultimo video della serie, il prossimo molto probabilmente sì. Allora, a me, cioè scusate, ho sbagliato a parlare, ho fatto tutto quello che mi interessava bene o male, nel senso ora mancherebbe appunto la secondaria qua, Forze Speciali parte 2, questa, che è qua davanti. E poi mancherebbe solo le due missioni di trama e i 16 viaggiatori. Ma ragazzi, per quanto riguarda la missione dei viaggiatori, aspetto, nel senso, preferisco non farla, perché vorrei davvero, ci tenevo a iniziare Tormented Souls quando sono ancora un po' in forma, anche perché se aspetto troppo dopo mi dimentico le robe e Tormented Souls ha delle robe piuttosto difficili, E quindi appunto il prossimo video penso che sarà l'ultimo di Gravity Rush e poi inizieremo appunto Tormented Souls, che alternerò a The Last of Us. Come sapete sto portando anche The Last of Us sul canale. Vedete, qua le abbiamo fatte tutte le missioni, sfida, ho preso l'oro in tutte. Ora mi conviene fare la missione secondaria, ragazzi, perché ora se parto con la missione di trama mi sa che mi fa fare la 20 e poi subito di fila la 21. Ho questo presentimento, non ne sono certo. È il 21esimo episodio, è la missione finale del gioco. Però no, stavo guardando se c'era qualcos'altro di secondario. Ma non mi pare. No, perché lo vedrei sulla mappa, ok? Facciamoci la seconda parte qua. Gli eventi seguenti ebbero luogo poco dopo essermi unita a Medusa. Ritornai al quartiere generale delle forze speciali, ansiosa di affrontare la mia prossima missione. Sebbene condividessimo lo stesso obiettivo, ovvero difendere la città, non ero pronta ad accettare alcune importanti decisioni. Mi piaceva pensare che c'era sempre un altro modo. Vediamo un attimo com'è questa. No, comunque il costume non mi piace per niente. Ma ve l'ho già detto, i costumi... Il più bello è quello originale di Kat. Sono Kat, gatto marino. Sono qui per ordine del comandante. Gatto marino, sei in ritardo. Le operazioni stanno per cominciare. Dirigiti sul ponte della nave da guerra. Giusto. Yuri mi aveva parlato di una missione particolarmente importante. Ok, sarà meglio sbrigarsi. Vieni, Dusty. Vuoto totale, non me la ricordo sta missione. Gatto marino, non c'è molto tempo, ma proverò a spiegarti. Medusa ha ricevuto ordini dall'alto per procedere con il nuovo piano di cattura dei nevi, a scopo di ricerca. E oggi daremo inizio proprio a questo piano. Catturare i nevi? Per farne cosa? Erano gli ordini consegnati da quel soldato ferito? Gatto marino, quegli ordini sono riservati. Tieni a freno la tua curiosità, soldato. Ma quindi è possibile catturare i nevi? I nostri laboratori hanno sviluppato una mietitrice in grado di attirare e intrappolare i nevi. Questa missione ha il compito di collaudare tale tecnologia. Ciò che ne sarà dei nevi dopo la cattura è un'informazione riservata. Se li tengono ben stretti i loro segreti, vorrei sapere solo una cosa.
Questo piano contribuirà a mantenere Exeville al sicuro? Certamente. E tu sei un membro importante della missione. Ci servi per scortare la nave da battaglia a destinazione e proteggerla mentre la mietitrice svolge il suo compito. Oh cazzo, forse mi è venuto in mente che missione è, non è facile per niente, manco questa. D'accordo, non capisco bene di cosa si tratti, ma farò del mio meglio. Gatto marino, mai mettere in dubbio gli ordini. Mi dispiace tanto. Vespa marina, gatto marino, in posizione. L'operazione sta per cominciare. Per me. Alimentazione verificata, posti di combattimento operativi. Prepararsi alla partenza. Il fantasma del coraggio. The Phantom of Bravery. Figa sta cosa che. Siamo su appunto queste specie di aeronavi. Anomalia gravitazionale rivelata. Me ne ero accorto. Che cosa è successo? Le comunicazioni con Stinger 1 sono saltate. Comandante, sto ricevendo nuove informazioni. Abbiamo un campo gravitazionale anomalo ed è più grande di qualsiasi cosa mai vista prima. Un campo gravitazionale anomalo. Era ciò per cui avevano detto di stare allerta, quindi questo significa che. Sì, è esattamente quello che stavamo aspettando. Permet, quanto ci manca al punto di raduno? Ehi, mi spiace interrompere, ma un pilota si è appena schiantato. Vado a controllare. Gatto marino, non sei autorizzata a lasciare la tua postazione. La missione è la priorità. Cosa? Come può una missione avere la priorità sulla vita di una persona? E questo è vero, eh? Questa missione è cruciale per la salvezza della città. Siamo riusciti a prevedere il punto di arrivo dei nevi e potrebbe essere la nostra unica opportunità. Salvezza? E che ne è della salvezza dei vostri uomini? La missione vale le loro vite? Tutto questo è assurdo. Non ti sto chiedendo di capire. Questa missione è vitale per la sicurezza di Exeville. Ti ho dato un ordine. Mantieni la tua postazione. Io vado a salvare quel pilota. Gatto marino, torna alla tua postazione. Bello, Kat è molto bella da quel punto di vista che comunque decide in autonomia, nel senso che se lei pensa che una cosa è da fare, la fa e se ne sbatte il cazzo. Vediamo. Ok. Come cazzo ha fatto a cadere poi proprio così dritta? Che poi non era in fiamme, scusate, vabbè. Stai bene? Sì, me la caverò, mi fa male la testa, ma credo sia solo una leggera contusione. Il motore si è danneggiato durante lo schianto e sta perdendo carburante. Quella roba è sensibile alle variazioni gravitazionali, perciò ti chiedo di non alterare la gravità, a meno che tu non intenda innescare una reazione a catena. Una reazione a catena? E cosa dovrei fare se non posso alterare la gravità? Fammi riparare la perdita. Una volta sistemata, farò in modo che questo affare riprenda a volare. D'accordo, ma fai in fretta. Ok, infatti usciranno i nevi, vabbè. Nevi? Tempismo perfetto. Il carburante sembra attirare i nevi. Gatto marino, tienili lontani dalla nave mentre tengo la falla sotto controllo. E come faccio ad affrontarli se non posso alterare la gravità? Farò il possibile per farti guadagnare tempo, ma tu devi fare più in fretta che puoi. Vabbè, senza la gravità, colpiamo calci, buona. La nave sta perdendo carburante. Se alteri la gravità potresti innescare una reazione a catena, talmente esplosiva da uccidere te e il pilota. Evita di usare i tuoi poteri finché il pilota non riesce a riparare la falla. Vabbè, non dovrebbe essere un problema. Spammate il quadrato per uccidere i nevi e basta. Certo che la combo completa è veramente bella. Qua è un problema. Qua
qua è un grosso problema. Cioè devo saltare e colpire, vedete? Più che altro è molto scomodo. Occhio, la carica. X quadrato, vedete? Ve l'avevo già fatto vedere. Di una scomodità, però. Cosa ci fai tu lì vicino alla nave, stronzo? No. L'ho buggato dentro lì. Ah, ok. Pensavo di non poterlo più uccidere. Ah, merda. È che a volte mi viene istintivo di premere R1 per alterare la gravità. Mi raccomando, non fatelo. Occhio, quello lì. Ah. Certo che piuttosto una rottura colpire senza alterare la gravità, cioè alcuni nemici sono una rottura di coglioni. Ok, manca solo quello in teoria. Buongiorno. Dovremmo aver finito. Gatto marino, ho sistemato la perdita. Meno male. Chissà per quanto ancora sarei riuscito a tenere a bada senza manipolare la gravità. Grazie dell'aiuto. Una volta sistemato tutto il resto, potremo tornare alla flotta. Abbiamo ancora tempo per supportare l'operazione. Tornare alla flotta? Yuri ti ha appena lasciato qui a morire e tu hai il coraggio di tornare da lui? Il comandante sa quello che fa e qualsiasi membro di Medusa non esiterebbe a dare la vita per lui. Nevi avvistati attorno alla nave da guerra. Si comportano in modo insolito. Attivate qua la mietitrice. La mietitrice non risponde e sta prosciugando l'energia dei sistemi primari. Stiamo perdendo i motori. Cosa? Quanto siamo di video, ragazzi? 27 minuti. Cazzo. Ah, oddio, forse qua c'è da spegnere gli incendi. Era un casino. Ho questo ricordo vago, vediamo se ho ragione. Fuoco confermato sullo scafo esterno, ripeto, fuoco confermato sullo scafo esterno. Mi occupo io degli incendi. Un momento, sto ricevendo rapporti riguardo alla comparsa di Nevi in città. C'è un'invasione di massa a Plejon, richiedono la nostra assistenza. Vespa Marina, i civili sono la nostra priorità, proteggi Plejon. Ma, comandante... Vespa Marina, è un ordine, la missione è cambiata, la mietitrice è disattivata ed è nostra priorità proteggere i civili. Dirigiti a Plejon. Sì, signore, procedo verso Plejon. Le cose si mettono male, prima la nave da guerra, poi i Nevi a Plejon. Gatto Marino, devi fornire supporto alla nave da guerra. Vespa Marina si occuperà di Plejon. Io resterò qui e farò il possibile per mantenere in volo questa nave. Ok, qua c'è... Ho questo ricordo che bisogna spegnere gli incendi, poi magari ricordo male. Ah, tra l'altro, visto che la reputazione di Kate è aumentata, vabbè, lo controlliamo dopo, dai. Beh, ricordavo bene allora. Il fuoco si sta propagando in tutta la nave. Se le condizioni dello scafo scendono a zero, la nave si schianterà sulla città. Bene, usa gli estintori della nave o le cisterne d'acqua della città per spegnere gli incendi. Benissimo, benissimo un cazzo, nel senso che questa è piuttosto difficile e mi devo ricordare questi. Dai, madonna, sti cazzo di Nevi in mezzo ai coglioni, pure. Ecco, la cazzata l'ho fatta. Ah no, è partita. Il problema è che, cioè, gli istintori che avevo preso, avete visto, non ci sono più? Ah, porca troia, ma non me li segna? Cioè, non... dove li trovo sti cazzo di cosi?
non sono facili da vedere. Cioè, ah, che pirla, posso prendere anche questi, guardate. In teoria. Perché non me lo prende? Ma veramente? Ah, infatti, questo qua si può usare per spegnere gli incendi. Infatti. Ok, quindi prendiamo questi che sono anche più visibili, come potete vedere. Però ho iniziato tardi, mi sa che non ce la faccio. Ma dai, porca la merda, che devo rifare la missione. Cioè, il pezzo qua almeno. Ok. Ma dai! Ma si è schiantato contro il coso, ma che stronzata. Anche questi, se non sbaglio, Val. Ci informano di incendi scoppiati a Vendecentre. Prima la nave da guerra e ora la città. Gatto Marino, dirigiti in città e spegni quegli incendi. I civili della città vengono prima di tutto. Ma non posso lasciare bruciare la nave da battaglia, non voglio scegliere. Farò il possibile per salvare voi e la città. Ecco, anche questi qua. Come potete vedere, si possono utilizzare. E il problema è che devo sì salvare anche la nave. Ok. No, dai. Cioè, mi sono schiantato e... Cioè, è scomparso, avete visto? Che stronzata, vabbè. Il problema sono che ci sono i nevi in mezzo alle palle. Ok. Perché è stato dello scafo? Cioè, ancora... C'è ancora del fuoco da spegnere, dove? Ma non capisco, vabbè, spegniamo questo. Ok. Ah, ce n'è ancora uno, devo assolutamente spegnere quello prima. Dopo pensiamo agli incendi in città, in teoria. Spegniamo quello, va. Non devo sbagliare. Ok, vedete che si è fermato? Ora mi posso concentrare sugli incendi in città, appunto. Perché altrimenti se andava a zero perdevamo... Sì, la missione è fallita, quindi era bene prima fare la nave da battaglia. Come vedete, tanto ce ne sono un botto in giro di questi qua, ecco. Ah, ma porca troia, cercate di non andarli contro, altrimenti poi... non potete più usarli. Fatemi vedere se c'è qualcosa nei paraggi. Qua. Perché non me lo prende? Ok, facciamo questo. Prendiamo questo qua. No. Ah, cazzo, ancora! Ogni tanto si riprende a bruciare qua e dobbiamo tornare qua. Ok. Quindi devo muovermi, ma devo trovare le robe per spegnere l'incendio. Dove cazzo sono? Controllate lo scafo ogni tanto. Guardate quando il contatore inizia a riscendere. Ok. Quanti incendi mancano? Due. Uno qua. Ok. Ancora cazzo, no. No, non ce la faccio, mi sa. Devo muovermi. Un altro incendio lì. Devo muovermi. Ok. Ora però devo muovermi per spegnere l'ultimo incendio in città. Se trovassi le botti lì, qua. Sì, questa missione l'ho giocata piuttosto male, ne prendo atto. L'ho giocata davvero... Ancora!
Non faccio in tempo. Spegniamo questo e vediamo cosa succede. No, ho perso, devo rifarla. No. Che merda. Po' una merda. Vabbè, se salto tutto. Dovevo prima spegnere subito la melata di sta missione, appunto, che ogni tanto prende fuoco la nave e dovete tornare a spegnere. Ok, 35 minuti di video, stavo controllando. No, stavolta devo fare. Devo muovermi. Ok, posso già farlo subito. Vediamo di fare una. Sì. Vediamo di fare una roba veloce. Ma perché, Kat? Ma che cazzo stai facendo? Dai, era giù. Vabbè. Prendimi anche l'altro. Vabbè, uno me ne ha preso. Devo fare attenzione qua a non farmi colpire dai nevi. Spegniamo questo. Ma. Ok. Si sto andando avanti perché tanto. Però vedete, no, devo dare la priorità al. Devo dare la priorità ovviamente alla nave. Perché non me lo prende? Cioè, ecco, che non funzioni il campo gravitazionale mentre usiamo la gravità è una puttanata atroce, perché ricordavo si potesse fare. Mi fa perdere tempo e basta, mi fa perdere. Ok, devo trovarne un altro subito. È che non sono facili da vedere. Potevano segnarmeli però, eh. Cioè, in verde, sulla mappa. Ok, ma dove l'ha tirato? No, vabbè, lì non ho sbagliato io, lì ha sparato a cazzo lei, cioè. Ho mirato giusto, dai. Io mi incazzo quando non funzionano le cose come devono funzionare, perché. Ma anche prima avevo fatto così. Allora, devo prendere quello. No. Mi sto particolarmente innervosendo. Tra l'altro, dove cazzo sono sti minchia di incendi che non li vedo? Ah, là. Ah, posso anche andarci sopra senza lanciarlo, avete visto? Il problema è che adesso ho perso un botto di tempo e. Trovassi le robe. Qua riesco a prenderne due. Ok. Uno lo usiamo per qua. Ma perché, cazzo? Nel mentre ci sono i nevi che mi bombardano. Devo muovermi a trovare le robe per spegnere. Oh, là. Bene. Ce ne sono ben tre qua. Ok. È uno o è più di uno? Devo guardare. No! Ma perché? Dai, ma perché? Ma era giusto, ma. Sta missione mi sta facendo alquanto alterare la minchia. Alquanto. Più passa il tempo, ovviamente più. Ma un altro ce n'è? Che palle! E ripeto, la difficoltà della missione sta nel fatto che non faccio. Faccio fatica a vedere dove cazzo sono le robe per spegnere. Là ce n'è una. Vabbè. La nave ha la priorità, d'altronde.
Spero che dopo si spenga per un po' perché mi sto rompendo i coglioni, direi. Adesso devo velocemente trovare altre robe. Ecco, là ce ne sono tre. Bene. È molto ansiosa questa missione, ecco. Poi le robe a tempo, lo sapete, io le odio. Io odio le robe a tempo nei giochi. Ancora ha ripreso a rompere i coglioni, eh. Ancora si è infiammata, porca puttana lurida. Ma dove? Ok. Adesso dove trovo? Là. Dai. Ok, spegniamo l'incendio che c'è qua, mi pare di averne visto uno. Dove cazzo era? Qua. Ok, ne manca uno. Ne manca uno, ma devo trovare. Oh, eccone uno. Qua. Oh, ok. Calma e sangue freddo. Qua. Lo scafo ancora. Cazzo. Mo' dove devo trovare assolutamente un ultimo coso per spegnere. Lì. Brava Kat. Dove cazzo è l'incendio là? Basta, mi sono rotto i coglioni. Spero che sia finito. Ah! E che cazzo! Questo è l'ultimo incendio. Non è che è brutta, però un po' da rottura, ripeto, sto fatto che continuano a crearsi gli incendi e quindi avete la pressione di tornare alla nave e non potete concentrarvi sugli incendi incintati fin quando non spegnete quelli sulla nave. E ora sotto con i nevi. Non mi interessa se il governo li vuole catturare, non posso permettere che devastino la città. Ecco, minchia, adesso mi diverto. Pezzi di merda, adesso vi faccio vedere io. Beccatevi questa, beccatevi. Mangia merda. Mi è piaciuto, stronzi? A me è piaciuto ancora di più. Ok. Vediamo, ecco, c'è questo qua che adesso è un po' una rottura. Poi prendete un po' di distanza per poter colpirlo meglio. Ah, perché l'ha mancato? Vabbè, eventualmente sapete cosa possiamo fare. Oltre a non ammazzatevi. Perché non mi ha preso il vaso? Ah, non posso prenderlo il vaso. Ora vi faccio vedere una cosa. Vedete che riprende quando sono in volo? Cioè le cisterne che mi servivano da prenderle veloci non me le prendeva. E mi sembrava strano. A me queste cose fanno incazzare. No. Mi fanno incazzare perché lì era un bug. Comunque non era giusto. Perché non l'ha colpito? Vabbè, ho capito, dai, alla vecchia maniera. Questi sono di una scomodità da colpire. La visuale, grazie, se me la sistemi forse. Ma perché, mamma, che due coglioni? Diciamo che i combattimenti su alcune cose, cioè alcuni tipi di nemici potevano farli meglio. A volte, proprio con alcuni nemici fa una fatica a agganciare. Gatto marino, hai disobbedito a un ordine diretto. La città era la tua priorità. I soldati devono essere pronti al sacrificio. Sacrificio. Vi comportate come se per voi la vita di un soldato non significasse nulla. Perfino quel pilota che volevate abbandonare era esaltato all'idea di sostenere la vostra causa. Ma come può una persona che non tiene la propria vita avere a cuore quella degli altri? Perché siete tutti così ansiosi di morire? Adesso basta, gatto marino. Siamo Medusa. I sentimenti non devono interferire con i nostri piani. Già, siete Medusa. Vogliamo entrambi la stessa cosa. Ma non voglio più pensare solo ai nostri piani. Se vedo qualcuno in pericolo, io lo aiuto. Fine della storia. Mi dispiace,
ma devo agire secondo la mia coscienza, quello che vi dicevo prima. Da oggi in poi non sarò più gatto marino, ma soltanto cat. Gatto marino, vuoi andartene di nuovo? Ve l'ho detto, da oggi sono cat. Sono solo cat. E tu per me sarai solo Yunika. È così che ti chiamerò la prossima volta che ci incontreremo. E comunque, non me ne sto andando. Intendo solo proteggere la città a modo mio. Addio. Comunque là è sbagliato che non mi ha preso le casse d'acqua quando ero in volo, perché il campo gravitazionale funziona anche quando già state usando la gravità, cioè che ingloba gli oggetti, no? Lì però non mi aveva preso, boh. Appesi l'uniforme al chiodo e lasciai Medusa. Il loro zelo nella protezione della vita gli fece perdere di vista il suo reale significato. Nonostante avessi chiuso con Yuri, Yunika e gli altri Medusa, loro non avevano ancora chiuso con me, ma questa è un'altra storia. Penso che non ci siano più missioni secondarie da fare, in teoria. Vediamo, controlliamo la mappa. E infatti, vedete, ci sono delle conversazioni in giro da fare, ma missioni secondarie non ne abbiamo più, eh. Non mi ricordo se dopo la fine della storia sblocca qualcosa. Allora, ragazzi, sapete cosa facciamo adesso? 46 minuti di video. Facciamo così. Andiamo a casa di Kat. Vedo se ho qualche potenziamento da fare. No, aspetta un attimo. Ok. Vedete che posso potenziare ancora qualcosa? Ok, ah, ve lo dice, guardate. Complimenti, hai raggiunto il livello massimo. Vedete, dove vi dice hai raggiunto il livello massimo? Ok, questo è tutto al massimo. Questo no, vedete? Dobbiamo aumentare ulteriormente la nostra reputazione. Vedete che non c'è scritto hai raggiunto il livello massimo? Sono curioso di vedere poi il tifone gravitazionale potenziato al massimo. Allora, ma eventualmente, visto che facciamo così, dai, ho ancora un po' di tempo in teoria. 12. Oddio, ho 10 minuti. Facciamo una. Andiamo un attimo a Flegion. O comunque in un posto dove probabilmente ci sono ancora gemme. A Endestia ce ne sono anche in teoria. Andiamo in destra a vedere se ci sono le gemme da prendere. Vediamo. Ecco, là ne ho viste un paio. Mi sembrava un nevicolo là, invece era una lucina, guardate. No, ho sbagliato. Vediamo. Ce ne sono un bel po' da prendere. Giusto per coprire quei 5-10 minuti che mi restano. Prendo un po' di gemme che poi ci torneranno sicuramente utili. Ok.
Vediamo. Là. Poi in alto. Ok, ho ancora 5 minuti circa. Quindi posso andare avanti a prendere un po' di gemme preziose. Ma ce ne sono, eh. Vediamo. Girata la visuale, poi sì, vaffanculo, bene per vedere. Mi sono disorientato, ragazzi. Ecco, la rottura anche del gioco, che quando andate contro qualcosa magari vi sballa la visuale, non capite più dove cazzo stavate andando. Bene, vabbè. Qua ci sono le... A Plejon mi sa che ce ne sono molte di più di gemme preziose. Qua ce ne sono un bel po', vedete dove ci sono i fumi, il fumo che esce, ci sono queste qua un po' più grosse. Ecco, tipo adesso che ho sbattuto. Qua le ho prese. Là in alto ce ne sono. Bene. Che bella la caduta libera. Allora, andiamo a salvare la nostra partita alla casa di Katva. Ripeto, ragazzi, con molta probabilità il prossimo video sarà il conclusivo della serie, anche qualora non dovessi riuscire a potenziare Kata al massimo. Tanto poi quella è una pirlata, prendete le gemme preziose che ci sono in giro e la potenziate al massimo. Allora, salviamo la nostra partita. Vediamo un attimo una cosa. Ok, perfetto. Torno al menu. Sì, ragazzi, vedete, manca il... Dov'è che è? Sì, due episodi mancano. Spero, ma credo di riuscire a farli tutti e due nel prossimo video. Detto questo, spero che il video di Gravity Rush vi sia piaciuto. Bella lì.